Un genitore che ha abbandonato il figlio per 34 anni, adesso si rifà vivo così. Che deve essere un mio figlio a comandare la famiglia. E adesso che ci siamo rincontrati, ti riprenderai. Sfossati, coglione. Ma hai detto campione? Papà. Tra meno di un mese ci sarà la riunione di tutte le mafie e verrà eletto il capo dei capi. Ce n'è uno nuovo che non ho mai visto. Avete pochissimo tempo per trasformare questo fesso in un capo credibile. Don Leone, ce ne possiamo dare più 20.000 euro al mese. E che problema c'è? Non ce li date più. Anzi, facciamo così. Ve li diamo noi a voi. No! Don Giuffrida si è pentito e la cosa fa ne ha schifo. Dimmi. Mi scappa la cacca. Senti, ma tu oltre al volontariato che fai? Io mi occupo di coloro che soffrono, tu? Io una cosa simile, pure io. Che cosa fai esattamente? Allora, praticamente io sono il capo di un'azienda che risolve problemi, però mi hanno detto che non posso dire tante cose perché è una cosa un po' segreta. Sono stata bene oggi. Anch'io. Aia. È la pietra. Abiti qui? Sì. Wow, che posto. Scendiamo dal veicolo. Ma sono da solo. Non facciamo gli spiritosi. Documenti. Ma sono io, Giovanni. Allora, li agevoliamo o no questi documenti? Che facciamo? Ma ci conosciamo da 30 anni. Soffiamo qua dentro. Ma sono le 9 di mattino, ho appena fatto colazione. E questo lo vedremo. Al limite, ce la siamo cavata, Vada, vada! Troppo comodo, scusate, troppo comodo. Un genitore che ha abbandonato il figlio per 34 anni, adesso si rifà vivo così. Che deve essere un mio figlio a comandare la famiglia. A me non mi comprate con i soldi. Abbiamo trovato a tuo padre. Avvicinati. Vedrai che adesso che ci siamo rincontrati, ti riprenderai. Sfossati, coglione. Ma hai detto campione? Papà. Le ultime volontà di Don Ferdinando sono molto chiare. Don Leone, ce ne possiamo dare più 20.000 euro al mese. E che problema c'è? Non ce li date più. Ve li diamo noi a voi. No! Tra meno di un mese ci sarà la riunione di tutte le mafie e verrà eletto il capo dei capi. Ce n'è uno nuovo che non ho mai visto. Mi sa che è pure un pesce grosso. È troppo duro, non ce la faccio. È normale. Avete pochissimo tempo. Però con questo. Per trasformare questo fesso in un capo credibile. Bravo. Ah, mi si è accavallato il nervo. Aia. È un po' fredda questa. Non vorrei che mi viene un attacco di sinusite. Ma che minchia dici? Ladies and gente! Poi questi colombiani si sono incazzati. Tengo 50 kg di cocaina purissima. Non lo so, forse ho giocato troppo al ribasso. Un euro! Un euro? Ma con gli stranieri si fa così, lo sanno tutti. Cerco questo sole di questa terra. Don Giuffrida si è pentito e la cosa fa ne ha schifo. Dimmi. Mi scappa la cacca. Ciao.
Ciao ragazzi, oggi ho per voi un'altra top 10 molto molto interessante. La classifica dei film più visti al cinema in Italia dagli anni 50 ad oggi. E questa classifica è basata sul numero effettivo di biglietti venduti e non sugli incassi. E svela una prospettiva diversa sui film che hanno realmente conquistato i botteghini italiani. Allora, partiamo con il decimo posto, dove troviamo La donna più bella del mondo, del 1955 di Robert Z. Leonard, con Gina Lollobrigida e Vittorio Gassman, che ha raggiunto oltre 12,5 milioni di spettatori. Poi al nono posto vediamo Il Gattopardo, del 1963 di Luchino Visconti, con Burt Lancaster e Claudia Cardinale, con oltre 12,8 milioni di spettatori. Poi abbiamo Ulisse di Mario Camerini con Kirk Douglas e Silvana Mangano, che si piazza invece all'ottavo posto con 13,1 milioni di spettatori. E poi al settimo Il piccolo mondo di Don Camillo, del 1952 di Julien Duvivier con Gino Cervi, visto al cinema da oltre 13,2 milioni di italiani. Il posto numero 6 è occupato da La dolce vita di Fellini, che ha raggiunto più di 13,6 milioni di spettatori, e ad aprire la top 5 è Per qualche dollaro in più di Sergio Leone con Clint Eastwood con 14,5 milioni di biglietti venduti. Al quarto posto continuavano a chiamarlo Trinità, del 71 di Enzo Barboni, con Bud Spencer e Terence Hill, e con 14,5 milioni di spettatori. Al terzo posto abbiamo Per un pugno di dollari, del 64 di Sergio Leone, naturalmente, con Clint Eastwood e Gian Maria Volonté, con quasi 14,8 milioni di spettatori. Al secondo posto si piazza Ultimo tango a Parigi, del 72 di Bertolucci, con Marlon Brando e Maria Schneider, che ha venduto oltre 15,6 milioni di biglietti. E il record assoluto di tutti i tempi per quanto riguarda i biglietti venduti nelle sale italiane è di Guerra e Pace, del 55 di King Vidor, con Audrey Hepburn e Vittorio Gassman, che ha raggiunto ben 15.707.723 persone. Una cosa certa che risulta da questa classifica è che andiamo meno di una volta al cinema, perché quasi tutti i film della top 10 sono degli anni 50, 60 e 70, ovviamente. Adesso ci sono altri canali per vedere i film, però il cinema rimane in assoluto il più valido e il più usufruito. Cosa ne pensate di questa classifica? Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!